Professore, quanto durano gli effetti di un vaccino anti-Covid? Allora, ci sono degli studi che dimostrano che una terza dose di vaccino possano dare un'immunità molto più lunga di quello che sembrerebbe, e altri studi che invece hanno visto che l'immunità da vaccino sembra invece dare una immunità meno duratura. Voglio essere più preciso. Allora, dopo la seconda dose, oppure la dose unica nel caso del vaccino Johnson & Johnson, sembra che un'immunità possa scemare dopo i 6 mesi in una percentuale abbastanza alta di soggetti, quindi parliamo circa il 40%. Probabilmente si tratta di soggetti, anzi sicuramente soggetti anziani, che quindi hanno un sistema immune meno performante. E quindi, diciamo, dopo i 6 mesi queste persone dovrebbero fare una terza dose di vaccino. Gli israeliani che hanno fatto una terza dose praticamente a tutti con il vaccino Pfizer, loro hanno vaccinato solo con l'mRNA Pfizer, hanno dimostrato appunto che dopo 6 mesi il 40% dei soggetti perdeva di fatto l'immunità, e invece con la terza dose si aveva un'attività nei confronti poi peraltro della variante Delta, che è quella diciamo al momento la più performante, che saliva tra il 70-71% e il 91-92%. Quindi questo è un dato importante eseguito appunto dagli autori israeliani. Certamente nell'immunità acquisita fisiologicamente, acquisita in natura dopo un'infezione da coronavirus, si ha in pratica una immunità che ha una mediana di 9-12 mesi. Che significa? Significa che ci sono soggetti che hanno un'immunità che dura meno di questo lasso di tempo, altri invece che, essendo una mediana appunto, altri invece che possono avere un'immunità anche più duratura, anche di 18 mesi, forse anche di 20 mesi. Questo in relazione però a ciò che si osserva in natura, cioè senza l'intervento dell'immunoprofilassi attiva, quindi della vaccinazione. Ora, ci sarebbero degli studi recenti che stanno dimostrando invece che il terzo inoculo probabilmente riesce a stimolare in maniera importante sia il sistema linfocitario T, cioè quello dell'immunità cellulomediata, che il sistema linfocitario B, cioè quindi linfociti B, che poi diventano, una volta sensibilizzati all'antigene, plasmacellule e secernono praticamente i nostri anticorpi. Quindi di certo al momento non c'è ancora nulla. Saranno i prossimi studi che ci dimostreranno se effettivamente la terza dose darà un'immunità veramente duratura. Sì, ma è possibile? Si parla di 5, 7, 10 anni. È possibile secondo lei una cosa del genere o stiamo un po' esagerando? Secondo me è una proiezione, comunque gli studi potrebbero essere anche studi eseguiti, diciamo, su un gruppo di persone, magari che hanno, adesso non ho letto, non sono entrato nel dettaglio di questo studio. Magari erano persone che avevano anche avuto Covid, perché ad esempio c'è uno studio invece che conosco molto bene, che è stato pubblicato su Nature a giugno, dove hanno dimostrato che i soggetti che hanno avuto Covid hanno fatto un'unica dose di vaccino mRNA Pfizer, sembrerebbe che abbiano avuto uno stimolo importantissimo sia a livello di secrezione di anticorpi e sia a livello delle cellule T della memoria e delle cellule B del centro germinativo, sempre ovviamente relativamente alle cellule linfocitarie di tipo B, che però mantengono la memoria immunologica. Quindi, in sintesi, diciamo di concreto oggi non possiamo dire se la terza dose effettivamente può essere così duratura, ovvero
non è duratura e bisognerà ogni 6-12 mesi rieseguire il vaccino. Questo al momento non lo possiamo dire, però questi lavori recentissimi stanno a dimostrare che comunque la terza dose dà uno stimolo importante a livello sia delle cellule T che delle cellule B, quindi le plasmacellule. Staremo a vedere. Che Natale sarà? Non ha la bacchetta magica, ma quali sono, secondo lei, le proiezioni? Allora, le proiezioni sono a livello nazionale per un numero di soggetti infetti da 15.000 a 20.000 al giorno. E quindi con i dovuti rapporti ci saranno, diciamo, più persone rispetto ad oggi ricoverate e probabilmente più decessi. A Natale ci manca poco più di un mese. Certamente in un mese potremmo vaccinare più persone. E soprattutto potremmo diciamo, convincere le persone che si sono vaccinate a mantenere un atteggiamento congruo per appunto, onde evitare la circolazione del virus. Questo lo dico perché si sta vedendo un certo lassismo fra coloro che si sono vaccinati, in quanto evidentemente si sono creati degli alibi legate appunto alla vaccinazione. Purtroppo sappiamo che questo vaccino ha un grandissimo merito, quello che non ci fa ammalare gravemente, non ci fa morire, però non sterilizza del tutto le alte vie respiratorie e quindi di conseguenza un vaccinato può infettarsi e infettare. Quindi staremo a vedere. Sicuramente però diciamo la movida fisiologica che c'è sotto Natale, perché è bello incontrarsi anche al di fuori per le vie delle città e andare a fare degli acquisti o incontrarsi, ecco, a casa degli amici per giocare a tombola o per riunirsi a cena, perché è sempre stato così ed è giusto che sia così. Questi atteggiamenti ovviamente potrebbero far aumentare i casi. Quindi probabilmente, ecco, io il consiglio che do è di avere sempre la mascherina, anche quella chirurgica va bene, e magari di non incontrarsi in tantissimi a cena o a casa per i giochi natalizi che comunque sono sempre stati così importanti nella nostra cultura di cristiani, ma c'è questo rischio nuovo di un peggioramento dei dati Covid e quindi dell'infezione e quindi secondo me anche quest'anno, questo Natale, bisognerebbe passarlo solamente a casa con i propri familiari.